Dire rifiuto oggi non sempre vuol dire scarto. La magia della trasformazione da semplice pattumi a risorsa energetica avviene con l'incantesimo del riciclo, che attraverso la circolarità minimizza gli scarti nella produzione della spazzatura. Proprio la gestione integrata del rifiuto è una delle materie incluse nell'articolo 4 della legge regionale 2016, che prevede che i comuni associno i propri servizi in maniera propedeutica alla fusione, come nel caso dell'unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore nella nuova Pescara. Per dare risposte agli amministratori dei tre comuni chiamati in causa è stata organizzata una tavola rotonda dai consiglieri emeriti del comune di Pescara in collaborazione con Confesercenti e l'associazione Nuova Pescara. A parlarne al TG8 è Mario Sorgentone, presidente dell'associazione consiglieri comunali emeriti di Pescara. Il motivo di questo incontro sta nel fatto che alcuni amministratori di comuni che dovrebbero fondersi hanno lamentato la difficoltà nel dover interpretare alla lettera le direttive della legge istitutiva. E allora noi abbiamo pensato di fare dei seminari in modo che dal confronto escano fuori delle linee guida utili per esempio nella formazione dello statuto. Iniziamo dal ciclo dei rifiuti. Il rifiuto non è uno scarto, ma può diventare una risorsa. Spoltore è molto all'avanguardia per quanto riguarda la raccolta differenziata, siamo lì in ordine del 75%, però Montesilvano per esempio è al 34%, Pescara è ancora sotto il 50%, con una media regionale che è intorno al 63-65%. Franco Gerardini, ex dirigente del settore rifiuti della regione Abruzzo, come si potrà realizzare, diciamo, un progetto che renda il comune più virtuoso, trainante nei confronti degli altri? Innanzitutto questo progetto Nuova Pescara, secondo me, oltre ad essere una grande sfida a livello, diciamo, istituzionale, lo è soprattutto a livello ambientale. E quando parliamo di rifiuti parliamo di aree urbane che sono da classificare miniere urbane, cioè dove si producono certo degli scarti, ma che sono potenzialmente delle risorse. Per cui la prima mission da portare avanti nella gestione dei rifiuti è la circolarità di tutta la catena di produzione e consumo. Significa eliminare il più possibile gli scarti dalle attività di produzione, una realizzazione coordinata e integrata di impianti che chiudano il ciclo di gestione dei rifiuti. Nei rifiuti già una, diciamo, integrazione, no? Tra i vari comuni c'è, in ragione del fatto che sono stati istituiti a suo tempo con la legge 74 dell'88 dei consorzi, dove i comuni lavoravano insieme per la realizzazione del ciclo integrato. Quindi una parte di integrazione già esiste. Adesso bisogna puntare a ottimizzare questa integrazione puntando a quello che è la circolarità, quindi riciclare il più possibile, ridurre, riutilizzare. Sono tutti nuovi paradigmi della gestione dei rifiuti che non possono che realizzarsi con una rete integrata di impianti, e questa è la sfida che Nuova Pescara deve portare avanti.